Felipe Anderson, che lo mette bene in mezzo, c'è Deulofeu! Gerard Deulofeu, signori! Arriva adesso Çalhanoğlu! A Çalhanoğlu, signori! Finalmente torna al gol anche lui! Cazzo, per Çalhanoğlu! Sì! A Çalhanoğlu! Dopo un minuto, praticamente, dal gol del Real Madrid, porta il pareggio all'Inter. Che gol che ha fatto a Çalhanoğlu, ragazzi! Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera allenatore con l'Inter e le immagini che avete visto poco fa riguardano il video che è uscito giovedì scorso, sempre dalla carriera allenatore. Un episodio davvero incredibile, forse, come hanno detto alcuni di voi, l'episodio più bello da quando ho iniziato questo viaggio con l'Inter. È successo veramente di tutto ragazzi e se ve lo siete persi, mi raccomando, andate a recuperarlo, lascerò qui il link per andarlo a vedere, ma comunque lo trovate sul canale. E oggi, come possiamo vedere dal calendario, andiamo a sfidare l'ultima partita contro il Wolfsburg, che sarà la partita della verità. Se vinciamo questa siamo in Champions, se perdiamo questa probabilmente siamo fuori e andiamo in Europa League. Signori, però prima saluto un po' di voi. Saluto Zen Christian, The Tommy 777, Il Tizio sul Tubo 99, Fanizer 02 Ita, Carmine Nappi, Sammy Poz, Christian Esposito, Framanda 01, Simone Di Masi, Anthony Bucciante, Gli Omega Super, Nirvan Sven e Gaetano Scirocco. Signori, vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio veramente tanto per il supporto, vi ringrazio sempre, però è giusto farlo perché giovedì è uscito l'episodio e è andato veramente molto bene, vi è piaciuto tantissimo e mi avete supportato. Mi raccomando ragazzi, seguitemi sui social network, sotto in descrizione troverete il link per Instagram e Facebook. Mi raccomando, seguitemi perché lì praticamente dico se esce un episodio infrasettimanale. E nel caso voi non mi seguite sui social, purtroppo vi perdete questi annunci. Ci sono veramente annunci importanti sia su Facebook che su Instagram e quindi vi consiglio di seguirmi. In più su Instagram possiamo anche fare quattro chiacchiere in direct, quindi vi consiglio di seguirmi. Sotto in descrizione ci sono i link sia per Instagram che per Facebook. Poi ragazzi, prima di incominciare, come vi ho già fatto vedere probabilmente, dal calendario, oggi facciamo questo episodio, ma il prossimo è di calciomercato ragazzi, quindi un episodio di calciomercato, probabilmente dividerò in due, dato che c'è anche la Coppa Italia, se non sbaglio. L'unica è il portiere, che penso che comprerò un portiere comunque giovane, ma di sicuro affidamento. Pensavo a Butland, che mi piace veramente molto. Per il resto non lo so. Non so se magari vendere Mahrez, Inaki Williams per provare ad andare a riprendere quel Douglas Costa che tanto mi avete chiesto di comprare. Io direi che abbiamo parlato anche abbastanza. Speriamo di fare belle prestazioni oggi come nello scorso episodio. E quindi andiamo con la partita contro il Torino. La formazione resta questa. Ricordiamoci che Felipe Anderson è infortunato. 6 settimane se non sbaglio. Quindi siamo un po' limitati, è infortunato pure Mahrez, non me ne ero accorto. Però Mahrez è infortunato per poco. Ok signore, direi che possiamo andare. Oh, finalmente è sereno ragazzi, è sereno, non piove. Madonna, veramente, sono ancora zuppo dall'episodio precedente dove pioveva ogni secondo praticamente. Ah ragazzi, voglio dare assolutamente fiducia a Mauro Icardi, signori. Se mi si ripresenterà l'occasione di rifargli un nuovo contratto, io lo rifarò. Icardi non voglio venderlo, è una grandissima bandiera di questa squadra. È uno dei pochi in realtà rimasti della vecchia Inter, insieme a Kondogbia e Brozovic. Però sia Kondogbia che Brozovic, se arrivano offerte allettanti, probabilmente li venderò. Comunque signori, sempre sul pezzo e come sempre forza Inter. Attenzione qua perché c'è un buco per Baselli. Florenzi che recupero su Slimani. Mamma mia signori, qua Florenzi ci ha salvato le natiche, dobbiamo dire assolutamente così. Çalhanoğlu, ancora la palla di ritorno per Kondogbia che arriva davanti a Padelli. Il tiro di Kondogbia al palo. Non ci credo, attenzione perché la palla è ancora lì. Che palo incredibile che ha preso Kondogbia, che non è cinico veramente per un cazzo. Bam. A Cancelo! Credo fosse dentro ragazzi. Cioè di quanto è uscito questo pallone? Grazie replay di FIFA. Beh però Padelli c'era. Però ragazzi, mamma mia che punizione che ha tirato. E finisce qui il primo tempo. Partidazza devo dire. Veramente
brutta al Torino, non si è visto. Noi qualche cosa abbiamo fatto, ma non riusciamo a essere concreti. Attenzione, Icardi che ruba un gran pallone. Vai Mauro. Vai Maurito. Vai Maurito. Vai Maurito, c'è in mezzo Griezmann. Mettila bene! Antoine Griezmann, signori. 1-0. Che cosa ha fatto però Maurito? Gran palla recuperata. Qua Icardi molto altruista. Il difensore lo stava chiudendo. E di destro sarebbe stato difficile riuscire a colpire. Quindi la passata in centro dove c'era Griezmann tutto solo. 1-0 Inter. Bella la palla per Griezmann. Se la c'ala. Ancora Mauro Icardi. E può andare. Attenzione se è andato Mauro. Ma io sono sempre troppo così. Voglio sempre fare i passaggini. Voglio arrivare in porta con il pallone. Porca troia. Ma se tiravo qua. Non si fotte con Muso. Madonna, Muso musacchio, ragazzi. Una bestia. Però non era fallo. Ce l'hanno Gloop. Porca miseria. Eccolo che arriva Depay da dietro. Il tiro di Depay! Signori, ma come tira Depay segna. Incredibile. È incredibile, veramente. 2-0 Inter, ma ogni volta che Depay tira verso la porta la butta dentro. Pazzesco, qui Calhanoglu riesce a trasformare un pallone quasi perso in un gioiello. La dà a Depay che la sassa sotto l'incrocio. Eccola la palla per Yuri Tielemans. Porco tua. Oh, c'è di là. Chi c'è? Inaki Williams! 3-0! Appena entrato, primo pallone toccato. La butta nel sacco. È partita strachiusa. Fortunatissimi, fortunatissimi veramente. Attenzione al Torino. Kane la mette in mezzo. C'è il gol di Gazzi. 3-1. Gol della bandiera. Preferivo non prenderlo, devo dire. Attenzione a Florenzi. La mette. Oddio, ragazzi. Che palla avevo messo per. Ma cosa ha fischiato rigore? Ma veramente. Aveva messo una gran palla per Paco Alcacer che ci arrivava di testa, ma guardate che rigore che ha fischiato, Gesù. Vai, Paco. 4-1, Paco Alcacer. E non finisce qui, ragazzi, perché Baselli fa un gol della Madonna di testa. L'ha messa dove il buon Polnardi non poteva arrivare. E si è visto qua la messa dove veramente Polnardi non poteva arrivare. 4-2, per l'amor del cielo, fortuna che ci hanno regalato sto rigore. Ottima vittoria per iniziare bene l'episodio, ma contro il Wolfsburg ci vorrà una prestazione migliore per quanto riguarda il gioco, perché non siamo stati molto bravi in realtà a creare occasioni da gol. Le abbiamo sfruttate dopo quando il Torino si scopriva leggermente di più. Allora, signori, ci avviciniamo alla partita con il Wolfsburg con questa situazione. Ora, il Wolfsburg è primo in classifica a un punto da noi. Quindi noi per passare il turno, dato che abbiamo 3 punti di vantaggio dal Real Madrid, ci basterebbe un pareggio. Ma voi sapete bene che passare per prima nel girone tecnicamente potrebbe darti comunque la possibilità di incontrare una squadra inferiore secondo la logica, perché se arrivi secondo forse sei inferiore, ma è così. Comunque sapete come funzionano le regole. Ok, direi che piove, ovviamente. Vedi un po', direi che ci possiamo approcciare al Wolfsburg con questa formazione. E ogni volta che c'è questa musica, sinceramente mi emoziona, mi viene la pelle d'oca. Questa sera si giocherà Wolfsburg Inter, valida per il passaggio agli ottavi di Champions League. E come già detto precedentemente, almeno 2 risultati su 3 ci sono per noi favorevoli. Questa è la formazione del Wolfsburg che non cambia assolutamente dalla partita di andata. Solamente Draxler in mezzo al campo, che all'andata non c'era, e il solito Kruse lì davanti. Forza Inter è sempre sul pezzo. Subito Griezmann che recupera un gran pallone, attenzione. Attenzione perché in mezzo c'è Mauro Icardi. Mauro Icardi! Benaglio, che parata ha fatto! Che parata ha fatto Benaglio qui. Potevamo già passare in vantaggio dopo 2 minuti. Ma qua Benaglio ha aperto il braccio e gli è andata bene anche. Ora può andare De Lufeu. Aspetta l'arrivo di Memphis Depay. C'è in mezzo Mauro Icardi! Di tacco, signori! Mauro Icardi! La sblocca lui subito dopo 7 minuti.
Oh mio Dio, la stoppata di tacco, ragazzi, non ci posso credere. Allora, qui De Lufeu è andato. Palla clamorosa per Depay. Oh, 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 oh. Maurito, che gol che mi hai fatto. Stop di tacco così incredibile. No, aspetta, raga. Qua ci sta un altro replay, pazzesco. Cioè, raga. Pam, non si sa cosa abbia fatto quel piede lì. E poi la butta dentro, Mauro Icardi. Attenzione a Caligiuri. Che sfida Luke Shaw. Se ne va Caligiuri. Attenzione perché entra in area Caligiuri. C'è troppo spazio. Nardi. Nardi. E abbiamo lasciato tantissimo spazio. Non so per quale assurdo motivo. Attenzione perché Caligiuri si è fatto male. Mamma Nardi. Tiro di Arnold davvero potente e preciso. Nardi qua si è allungato in tutto il suo splendore. Sì, vai Maurito. Attenzione perché ha fatto anche la Veronica, Mauro. Per Çalhanoğlu, tiro da fuori! Madonna ragazzi, Çalhanoğlu. C'è un destro che è micidiale. Ma Maurito ha fatto anche la Veronica, signori. È diventato anche uno skiller. Finisce qui il primo tempo, ragazzi. 1-0. Inter con un gol davvero molto elegante di Mauro Icardi, che veramente zittisce sempre le critiche. Attenzione qui, siamo un po' scoperti. Musacchio, Schürrle. C'è Team Yed Vai, però, che prova a chiudere, signor... Traxler si è magnato un gol che... Manco il pranzo di Natale qui. Forse Nardino c'era, però non lo so. Sarebbe stato veramente molto difficile. Ora la palla va in Aki Williams, che la fa girare, palo! C'è Icardi, che la gestisce alla grande. In Aki Williams, davanti a Benaglio! E la partita è andata! La partita è chiusa! 2-0 Inter, in Aki Williams, signori! Finalmente, finalmente... Siamo presi veramente ciò che è nostro. Mamma mia che sofferenza però. Che sofferenza. Qua Mauro Icardi fantastico veramente. Fantastico. Senza dubbio. Uno dei migliori oggi. Qua gran palla per Inaki Williams. Che non sbaglia. Finalmente 2-0 partita chiusa. Siamo agli ottavi ragazzi. Siamo agli ottavi. Se no perché l'Inter non si ferma. Griezmann è buona. È buona. Mauro Icardi. Davanti a Benaglio. Madonna che parata ha fatto Benaglio qui. Qua ho sbagliato, sì. Dovevo piazzarla probabilmente. Probabilmente la partita si concluderà qua. Ma che prestazione di Icardi, signori. Signori, ce l'abbiamo fatta. Siamo agli ottavi di Champions League. Premio torneo ragazzi, 12 milioni per aver passato il turno in Champions League. Questo vuol dire che abbiamo 30 milioni da spendere nel mercato. E se tipo faccio la richiesta di fondi, cioè, cosa succede? Che me li danno? Ok, andiamo a giocarci questo match contro il Genoa. Volevo fare un po' di turnover, nonostante il Genoa sia comunque a 5 punti da noi. Ok, direi che ci siamo. Va bene così. Fortuna c'è la nebbia, si dovrebbe vedere comunque qualcosa. Turnover massiccio ragazzi, perché continuare a giocare 3 giorni uno dietro l'altro? Veramente i miei giocatori fanno fatica, soprattutto i centrocampisti, sia difensivi che offensivi, perché Çalhanoğlu per esempio ha pochissima resistenza. Infatti io lo sto allenando moltissimo sulla resistenza, speriamo che migliori. Ho fatto molto bene a scegliere le maglie gialle, sempre sul pezzo e come sempre forza Inter. Coppia inedita, non ho mai giocato insieme Paco Alcacer e Inaki Williams. Attenzione qua, subito un buco. Occasione per Diego Capel. Esce bene Nardi e chiude lo specchio. Oh mamma, Brozovic qua ci ha salvato il culo. Dov'è Nardi? Dove cazzo è? Ancora? Ma guardate ragazzi che cosa scandalosa, veramente. Che cosa scandalosa. A parte Nardi qui che esce come la vergogna. Poi quanto ci mette a tornare in porta? Poi Edvai, vabbè. 1-0 Genoa. Attenzione a Paco che entra in area. C'ha un buon destro, lo prova. Questi portieri fanno delle parate che sembrano difficili con una semplicità incredibile. Depay. Ancora per Paco Alcacer. Si gira Paco il tiro! Paco Alcacer! Uno pari, signori. E anche il buon Paquito, quando viene chiamato in causa, risponde presente. Qui si gira bene, si mette la palla sul destro. Il difensore Izzo gli ha lasciato veramente troppo spazio. Oh, madonna ragazzi, un flow incredibile. Finisce qui il primo tempo, signori. Inaki Williams aveva fatto un fallo bruttissimo. Probabilmente sarebbe stato pure espulso.
Una bella partita però, davvero molto combattuta. Il Genoa si sta comportando veramente molto bene, però ragazzi, siamo uno pari. Dobbiamo cercare di vincerla. Naki Williams. La palla arriva con molta fortuna a Masuaku, che prova il tiro! Da fuori Perin. Questo è un miracolo, perché Masuaku ha un buon mancino. Ci riprova Mares! Palo! Attenzione perché la palla resta lì! Finisce qui la partita, 1-1. Peccato, buon Genoa, veramente un'ottima squadra. Vediamo le votazioni, molto bene Paco Alcacer, direi di sì. Naki Williams, non molto bene, neanche Tielemans. Questi ragazzi sono i gironi di Champions League. Inter Paris Saint-Germain, direi che pensate che il Wolfsburg ha beccato la Juventus. Noi probabilmente non avremmo potuto prendere la Juventus. Quindi Inter Paris Saint-Germain, Benfica Manchester United, Juventus Wolfsburg, Barcellona Arsenal. Dall'altro lato invece c'è Bayern Monaco, PSV, Siviglia Manchester City, Schalke Olympique Lione e Chelsea Lazio. Comunque ragazzi, concentriamoci sulla partita contro il Sassuolo, ultima partita per oggi. Poi vi ricordo che dopo ci sarà il calciomercato, come al solito piove, e oggi direi formazione titolare, perché bisogna vincere. Inter-Sassuolo oggi per riprenderci, diciamo così, dal piccolo passo falso contro il Genoa. Berardi e Babacar, strana coppia devo dire. Forza Inter è sempre sul pezzo. Attenzione, se n'è andato Berardi. Il tiro di Berardi, ragazzi miei. Siamo già a inseguire. Che gol che ha fatto. Se n'è andato bene a Musacchio qui. Poi l'ha messa sotto all'incrocio. Attenzione al Sassuolo. Missiroli, Kurtic. Ancora Missiroli. Fortuna che ha tirato alto. Il Sassuolo ci sta schiacciando molto. Depay, bella palla per Gerard Deulofeu. Deulofeu davanti a Consigli. Gerard Deulofeu, uno pari, signori. E la riacciuffiamo questa partita con molta fatica, perché il Sassuolo si sta comportando veramente benissimo. Griezmann, oh mamma, che palla per Florenzi. E indietro per Deulofeu, signori. Gerard Deulofeu, 2-1. Doppietta in pochi minuti. Neanche 5 credo, perché ha fatto gol al 39esimo, sì, 6 minuti e Gerard Deulofeu firma la sua doppietta. Ma questa è un'azione stupenda ragazzi, veramente stupenda. Rivediamola con Griezmann che vede l'inserimento di Florenzi, perfetto, poi indietro a Deulofeu, se lo perdono e il buon Gerard firma la sua doppietta personale, la sua prima doppietta in Serie A. Finisce qui il primo tempo, 2-1, siamo riusciti a ribaltare la situazione che si era messa molto male. Deulofeu la gioca per Griezmann. C'è in mezzo Çalhanoğlu. Che palla di Griezmann. Attenzione perché arriva Icardi. Mauro Icardi. 3-1. Partita forse chiusa. Ma un'altra azione spettacolare dell'Inter, ragazzi. Siamo devastanti, cazzo. Deulofeu qui largo per Griezmann, che di prima la mette per Çalhanoğlu. Bella parata di Consigli qui, poi Çalhanoğlu vede l'arrivo di Mauro Icardi e gliela lascia. Tapin vincente di Mauro Icardi, 3-1 Inter. Griezmann per Icardi, ancora per Deulofeu, signori. Gerard Deulofeu, palo! Puttana ragazzi, ma ve l'avevo detto quando l'ho comprato, voi non mi credavate. Deulofeu è una bestia. Finisce qui ragazzi, 3-1 per noi. Ottima prestazione, eravamo andati sotto dopo pochi minuti, siamo riusciti comunque col carattere e con la determinazione a riprendere in mano questa partita e direi nettamente il migliore di tutti, Gerard Deulofeu, migliore in campo. Prima facciamo gli allenamenti e arriviamo, vediamo cosa si è fatto, Depay 8 giorni, perfetto, perfetto. Ed eccoci qua ragazzi, siamo arrivati alla partita contro la Fiorentina, che apre praticamente il mercato di riparazione.
un colloquio con i giocatori. Il calciomercato aperto, sarò franco con lei. Il mio mancato impiego sta danneggiando la mia carriera. Per questo voglio essere ceduto in questa sessione di mercato. Masuaku vuole essere ceduto, ragazzi. Quindi dovremmo trovare un altro terzino sinistro. Lo mettiamo subito in vendita. Comunque, ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Mi raccomando, continuate a sostenermi. Mi raccomando, anche sotto nei commenti, consigli per il calciomercato. Direi terzino sinistro, portiere e anche un centrocampista difensivo probabilmente, poi mi sa che la lavoreremo anche sugli esterni. Comunque, ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.